Nel 1968, quasi al termine della sua esistenza, Dino Buzzati pubblicò La Boutique del Mistero, una raccolta antologica che intendeva presentare il meglio della produzione dei suoi racconti. La raccolta offre una panoramica di tutte le tematiche fondamentali della scrittura buzzatiana: i temi dell'attesa, delle speranze deluse, delle profonde domande esistenziali, della presenza del mistero dentro e oltre la banalità del reale. Ascolteremo ora uno dei racconti di questo libro, La Torre Eiffel. In queste breve pagine Buzzati ripropone un tema molte volte in modo diverso affrontato, quello del desiderio del cuore umano. Il protagonista della vicenda, l'operaio specializzato André, ci racconta la vera costruzione della Torre Eiffel. E questa è l'avventura di un gruppo di uomini che osano seguire fino in fondo l'urgenza delle loro aspirazioni. Guidati dall'ingegnere Eiffel, essi, nello squallore di un mondo di nani del desiderio, osano compiere un atto considerato dal potere folle e pericoloso: non interrompere a nessun costo il percorso dell'aspirazione del loro cuore e della loro immaginazione. La costruzione della Torre Eiffel diventa così una metafora del tentativo di costruire un ponte tra la condizione umana, piena di attese e di limite, e il cielo, inteso come luogo di una possibile risposta. Da sempre l'uomo ha immaginato che alla portata infinita del desiderio del proprio cuore possa corrispondere solo un infinito, espresso attraverso l'immagine evocativa del cielo. Viene alla mente la bella poesia di Victor Hugo, Il Ponte. Massimo Recalcati scrive che l'etimologia del termine desiderio è specificata nel Debello Gallico. Qui Cesare scrive che i desiderantes sono i soldati che nell'accampamento, sotto un cielo di stelle, sopravvissuti allo scontro, attendono il ritorno dei compagni che ancora rischiano la vita sul campo di battaglia. Il desiderio è dunque attesa di un compimento, veglia, ma anche condizione di incertezza. Sotto un cielo lucente di stelle, di sidera, per il cuore che desidera sembra essere incerta la strada di un orientamento sicuro. Manca una stella polare, desidera. Desiderare è allora accettare una impegnativa tensione. Ecco allora, suggerisce Buzzati, la grandezza umana consiste anche nell'avere l'ardita determinazione di secondare il proprio desiderio. In ultimo, di essere fedeli a quelli che vengono definiti con cinico disprezzo i sogni della giovinezza. Il pianto triste e silenzioso degli anziani costruttori della Torre Eiffel, il giorno della sua inaugurazione, sembra segnare il fallimento di questi sogni giovanili e certificare la vittoria del pragmatismo di chi ha paura del desiderio. Il sussurro finale, ah, giovinezza, relega tristemente la parabola del desiderio su un piano di sconfitta e di disillusione. Ma questo sussurro, in ultimo, non sembra cancellare la suggestione introdotta all'inizio del racconto. La comunità dei costruttori della Torre Eiffel è per André il mondo dove vissi i più bei giorni della vita. In fondo, ciascuno di noi deve scegliere tra il mondo di chi, in nome di un'apparente saggezza, uccise il desiderio, concedendogli magari un simulacro di espressione, come i 300 metri della Torre Eiffel, e la compagnia di coloro che invece osano essere desiderantes, gente che continua a guardare il cielo e aspirare un compimento. Dobbiamo forse avere il coraggio anche di affrontare una domanda. Nella nostra vita esiste, è incontrabile un fatto, una presenza all'altezza dell'ampiezza e della profondità del desiderio del nostro cuore? La Torre Eiffel di Dino Buzzati. Quando lavoravo alla costruzione della Torre Eiffel, quelli sì, erano tempi, e non sapevo di essere felice. La costruzione della Torre Eiffel fu una cosa bellissima e molto importante. Oggi voi non potete rendervene conto. Ciò che è oggi la Torre Eiffel ha ben poco a che fare con la realtà di allora. Intanto le dimensioni si è come rattrappita. Io le passo sotto, alzo gli occhi e guardo,
ma stento a riconoscere il mondo dove vissi i più bei giorni della mia vita. I turisti entrano nell'ascensore, salgono alla prima terrazza, salgono alla seconda terrazza, esclamano, ridono, prendono fotografie, girano pellicole a colori. Poveracci, ne non sanno, non potranno mai sapere. Si legge nelle guide che la Torre Eiffel è alta 300 metri più 20 metri dell'antenna radio. Anche i giornali dell'epoca, prima ancora che cominciassero i lavori, dicevano così. E 300 metri al pubblico sembravano già una pazzia. Altro che 300. Beh, io lavoravo alle officine Runtiron presso Neuilly. Era un bravo operaio meccanico. Una sera che mi avviavo per rincasare, mi ferma per strada un signore sui 40 anni con un cilindro. «Parlo col signor André Lejeune?» mi chiede. «Precisamente», rispondo. «E lei chi è?» «Io sono l'ingegnere Gustavo Eiffel e vorrei farle una proposta. Ma prima dovrei farle vedere una cosa. Questa è la mia carrozza». Salgo sulla carrozza dell'ingegnere. Mi porta un capannone costruito in un prato della periferia. Qui ci saranno una trentina di giovani che lavorano in silenzio a dei grandi tavoli da disegno. Nessuno mi degna di uno sguardo. L'ingegnere mi conduce in fondo alla sala, dove, appoggiato al muro, sta un quadro alto un paio di metri con disegnata una torre. Io costruirò per Parigi, per la Francia, per il mondo. Questa torre che lei vede, di ferro, sarà la torre più alta del mondo. Alta quanto? Domandai. Il progetto ufficiale prevede un'altezza di 300 metri. Questa è la cifra pattuita col governo perché non si spaventasse, ma saranno molti di più. 400? Il giovanotto mi creda, adesso io non posso parlare, ma dia tempo al tempo. Ma si tratta di un'impresa meravigliosa. Parteciparvi è un onore. E io sono venuto a cercarla perché mi hanno riferito che lei è un operaio in gamba. E quanto guadagna da Runtiron? Gli dico il mio salario. Se vieni con me, dice l'ingegnere passando bruscamente al tu, guadagnerai tre volte tanto. Io accettai. Ma l'ingegnere a bassa voce disse: dimenticavo una cosa, caro André. Io ci tengo che tu sia dei nostri, ma prima devi fare una promessa. Spero non sia nulla di meno che onorevole, azzardai, un poco impressionato da quell'aria di mistero. Il segreto, mi disse. Che segreto? Mi darai tu la parola d'onore di non parlare con nessuno, neppure con i tuoi cari, di ciò che riguarda il nostro lavoro? Di non riferire ad anima viva ciò che tu farai e come lo farai? Di non rivelare né numeri, né misure, né dati, né cifre? Ma pensaci. Pensaci su bene, prima di stringermi la mano. Perché un giorno questo segreto ti potrà pesare. C'era un modulo stampato con il contratto di lavoro e qui stava scritto l'impegno di mantenere il segreto. Io firmai. Gli operai del cantiere erano centinaia, forse migliaia. Non solo non li conobbi mai tutti, ma non li vidi mai tutti, perché si lavorava a squadre senza soluzione di continuità. E i turni nelle 24 ore erano tre. Fatte le fondazioni di cemento, cominciammo noi meccanici a montare le putrelle d'acciaio. Tra di noi da principio si parlava molto poco, forse per effetto del giuramento al segreto, ma da qualche frase afferrata qua e là mi feci l'idea che i compagni avessero accettato l'ingaggio solo per l'eccezionale salario. Nessuno, o quasi, credeva che la torre sarebbe stata mai condotta a termine. La ritenevano una follia, al di sopra delle forze umane.
I quattro giganteschi piedi piantati nella terra, l'intelaiatura di ferro crebbe tuttavia a vista d'occhio. Di là dal recinto, ai margini del vasto cantiere, stazionava giorno e notte la folla, a contemplare noi come formiche che giostravamo lassù appesi alla ragnatela. Gli archi del piedestallo furono felicemente saldati, le quattro colonne vertebrali si innalzarono quasi a picco e poi si congiunsero a formarne una sola che si faceva via via più sottile. All'ottavo mese si arrivò a quota 100 e alle maestranze fu offerto un banchetto fuori porta in una trattoria lungo la Senna. Non udivo più parole di sfiducia, sì, uno strano entusiasmo, anzi, pervadeva gli operai, i capisquadra, tecnici, ingegneri, come se si fosse alla vigilia di uno straordinario avvenimento. Un mattino, erano i primi di ottobre, ci trovammo immersi nella nebbia. Si pensò che una coltre di basse nubi ristagnasse su Parigi, ma non era così. Tutto intorno l'aria era serena. «Guarda quel tubo», mi disse Claude Gaillomet, il più piccolo e più svelto della mia squadra, che era diventato mio amico. Da un grosso tubo di gomma, fissato all'intelaiatura di ferro, usciva del fumo biancastro. Ce n'erano quattro, uno per ogni angolo della torre. Ne veniva un vapore denso che a poco aveva formato una nube, la quale non andava né su né giù. E dentro a questo grande ombrello d'ovatta noi si continuava a lavorare. Ma perché? Per via del segreto? Un altro banchetto ci fu offerto dai costruttori quando si toccò la quota 200. Anche i giornali ne parlarono. Ma intorno al cantiere la folla non stazionava più. Quel ridicolo cappello di nebbia ci nascondeva completamente ai loro sguardi. E i giornali lodavano l'artificio. Quella condensazione di vapori, spiegavano, impediva agli operai, issati sulle aeree strutture, di valutare l'abisso sottostante e ciò preveniva le vertigini. Grossa sciocchezza. Prima di tutto, noi tutti eravamo ormai allenatissimi al vuoto. Neppure in caso di vertigini sarebbe poi avvenuta una disgrazia, perché ciascuno di noi indossava una solida cintura di cuoio che si assicurava per mezzo di una corda alle strutture circostanti. 250, 280, 300. Erano ormai passati quasi 2 anni. Si era al termine della nostra avventura? Una sera ci adunarono sotto la grande crociera della base. L'ingegnere Eiffel ci parlò. Il nostro impegno, disse, era esaurito. Avevamo dato prova di tenacia, bravura e coraggio. L'impresa costruttrice ci assegnava anzi un premio speciale. Chi voleva poteva tornarsene a casa, ma lui, ingegnere Eiffel, si augurava che ci fossero dei volontari disposti a continuare con lui. Continuare? Che cosa? Ma l'ingegnere non poteva spiegarlo, gli operai si fidassero di lui, ne valeva la pena. Con molti altri io rimasi. E fu una specie di folle congiura che nessun estraneo sospettò, perché ciascuno di noi rimase più che mai fedele al segreto. Così, a quota 300, anziché abbozzare l'intelaiatura della cuspide, si innalzarono nuove travi d'acciaio una sull'altra in direzione dello zenith. Un'asta sopra l'altra, un ferro sopra un altro ferro, una putrella sopra una putrella, e bulloni, bulloni, e strepito di martelli, la nube tutta ne vibrava come una cassa armonica. E noi, si era in volo. Finché a furia di salire, noi si uscì dalla groppa del nube, la quale rimase tutta sotto di noi, e la gente di Parigi continuava a non vederci per quello schermo di vapori, ma in realtà noi spaziavamo
nell'aria pura e limpida delle vette. E in certe mattine di vento si scorgevano le Alpi lontane coperte di neve. Si era ormai così in alto che la salita e la discesa di noi operai finiva per assorbire oltre metà dell'orario di lavoro. Gli ascensori non c'erano ancora. Di giorno in giorno il tempo di lavoro utile si restringeva. Sarebbe venuto il giorno che, arrivati in vetta, avremmo dovuto intraprendere immediatamente la discesa e la torre avrebbe cessato di crescere, neppure un metro di più. Si decise allora di installare lassù, tra le travi di ferro, delle nostre baracchette come dei nidi, che dalla città non si vedevano perché nascoste dalla nube di nebbia artificiale. Ivi si dormiva, si mangiava e la sera si giocava a carte quando non si intonavano i grandi cori delle illusioni e delle vittorie. In basso alla città si discendeva a turno soltanto nelle giornate festive. Fu in quel periodo che si cominciò lentamente a intuire la meravigliosa verità, il motivo, cioè, del segreto. E non ci sentivamo più operai meccanici. Noi eravamo i pionieri, gli esploratori, eravamo gli eroi, i santi. Si cominciò lentamente a intuire che la costruzione della Torre Eiffel non sarebbe terminata mai. Ora si capiva perché l'ingegnere avesse voluto quel sesquipedale piedestallo, quelle quattro ciclopiche zampe di ferro che sembravano assolutamente esagerate. La costruzione non sarebbe finita mai. E per la perpetuità dei tempi la Torre Eiffel avrebbe continuato a crescere in direzione del cielo, sopravanzando le nubi, le tempeste, i picchi del Guarisangar. Finché Dio ci avesse dato forza, noi avremmo continuato a bullonare le travi di acciaio una sopra l'altra, sempre più in su. E dopo di noi avrebbero continuato i nostri figli e nessuno della piatta città di Parigi avrebbe saputo. Lo squallido mondo non avrebbe capito mai. Beh, certo, laggiù presto o tardi avrebbero perso la pazienza. Ci sarebbero state proteste, interpellanze al Parlamento. E come mai non finivano di costruire quella benedetta torre? Ormai i 300 metri previsti erano raggiunti, si decidessero dunque a costruire la cupoletta finale. Ma noi avremmo trovato pretesti, saremmo riusciti anzi a piazzare qualche nostro uomo al Parlamento e ai ministeri. Avremmo messo la cosa in tacere, la gente del basso mondo si sarebbe rassegnata e noi sempre più su, più in cielo, sublime esilio. Si udì in basso, di là dalla bianca nube, un suono di fucileria. Scendemmo un buon tratto, attraversammo la nebbia, ci affacciammo al limite inferiore delle brume. Si guardò col cannocchiale. Verso il nostro cantiere concentricamente avanzavano le gendarmerie delle guardie reali, delle polizie, degli ispettorati, dei presidi, dei battaglioni, degli eserciti e delle armate con atteggiamento minaccioso. Che demonio li spolpi e li divori. Mandarono su una staffetta. Arrendetevi e scendete subito, o figli di cani. Ultimatum di 6 ore. Dopodiché apertura del fuoco, fucileria, mitraglia, cannoni leggeri. Per voi bastardi basterà. Uno sconcio Giuda ci aveva traditi. Il figlio dell'ingegnere Eiffel, perché il grande padre era già morto e sepolto da una quantità di anni,
Era pallido come un cencio. E come noi potevamo combattere? Pensando alle nostre care famiglie, ci arrendemmo. Disfecero il poema da noi elevato al cielo. Amputarono l'aguglia a 300 metri d'altezza. Ci piantarono sopra il cappelluccio, che ancora adesso vedete miserabile. La nube che ci nascondeva non esiste più. Per questa nube, anzi, faranno un processo alle assise della Senna. L'aborto di Torre è stato tutto verniciato di grigio, ne pendono lunghe bandiere che sventolano al sole. Oggi è il giorno dell'inaugurazione. Arriva il presidente, in tuba e redingote, tirato dalla quadriglia imperiale. Con baionette, come baionette, balzano alla luce gli squilli della fanfara. Le tribune d'onore fioriscono di dame stupende. Il presidente passa in rivista il picchetto dei corazzieri. Girano i venditori di distintivi e di coccarde. Sole, sorrisi, benessere, solennità. Al di qua del recinto, smarriti nella folla dei poveri diavoli, noi vecchi stanchi operai della torre. Ci guardiamo l'un l'altro, rivoli di lacrime giù per le barbe grigie. Giovinezza.